Domani si parte, ripartirò questa volta in camper perché ho famiglia, non posso più permettermi i tour soltanto in motorino. Partirò insieme ad una fantastica squadra che sosterrà me, sosterrà il Movimento 5 Stelle e girerò tutta l'Italia, tutta l'Italia. Si parte domani, giovedì, da Viterbo, ore 19, in Piazza Unità d'Italia. Quindi invito tutte le persone a partecipare alla prima tappa. È davvero importante iniziare alla grande, con grinta e con tante persone. Io credo in questi 5 anni, guardate, ve lo dico onestamente. Generalmente i politici non dicono queste cose, però io credo proprio di essermi meritato e guadagnato la vostra fiducia, perché mi sono comportato veramente bene in questi 5 anni, mi sono impegnato tantissimo, sono stato tantissimo a fare comizi in tutta Italia, tutti i fine settimana, mi sono speso tanto, ho fatto il mio dovere per carità, però sono convinto di aver fatto un buon lavoro. E ora il fatto che non sia candidato non cambia nulla, proprio nulla. Io credo nel movimento, credo nel programma, credo nei nostri candidati e girerò appunto l'Italia per questo. Quindi venite con me. Cioè, questo è un vostro, non vi sto chiedendo un piacere, vi sto dicendo che avete il dovere di partecipare, perché altrimenti qua questo paese non lo risolleviamo. Ognuno ha il dovere di schierarsi, di metterci la faccia, di impegnarsi, di portare uno scettico in piazza, perché poi in piazza io vado pure in TV, lo sapete, però in TV non è facile, interrompono i 2 secondi, non riesce a finire una frase. In piazza si ha più tempo, ci conosciamo, ha finito il comizio, scendo, parliamo, io starò con voi sempre, non vedo l'ora proprio di abbracciarvi. È importante esserci, quindi invitate gli scettici, invitate tutte quelle persone che io sono convinto appunto che siano persone del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sanno, del Movimento 5 Stelle a loro insaputa. Dopo Viterbo saliamo in Toscana, a Pontedera, a Empoli. Empoli è la città di Luca Lotti, altro personaggio di questo Giglio Morente. Racconteremo anche qualcosa che ha fatto Luca Lotti, poi Liguria, Piemonte, anche Valle d'Aosta, poi andiamo in Lombardia, a Varese e ad Arcore. Ad Arcore sarò il 9 di febbraio, tra l'altro in largo vela, cioè credo a 200-300 metri dalla Villa dei Berlusconi, quindi invadiamo pacificamente Arcore, proprio dobbiamo essere tantissimi e lì racconteremo a 200-300 metri, magari ci sente pure, alzerò la voce, dalla Villa di Berlusconi tutto quello che ha fatto dal punto di vista politico, dal punto di vista anche dell'illegalità. Perché tante cose, sarebbe interessante, non so se sia mai stato fatto, a 200-300 metri dalla Villa di Arcore, leggere dei pezzi della sentenza, della condanna di Dell'Utri, perché guardate che certe cose, dobbiamo coltivare la memoria, cioè un paese smemorato che perde la memoria è un paese di sudditi, per cui la memoria va coltivata. Io farò un tour in questo modo, racconteremo delle cose, continueremo con denunce importanti e poi presenteremo il programma, per questo si chiama il tour Futuro in Programma, le idee, le nostre soluzioni per risolvere i problemi, presenteremo i candidati, li conoscerete, ci parlerete. E poi però proseguiamo con la denuncia perché bisogna anche sapere chi votare e chi non votare. Dopo Arcore proseguiamo, Castelgoffredo, in provincia di Mantova, poi andiamo in Trentino-Alto Adige, a Merano e anche a Bolzano. A Bolzano bisogna mettere in guardia, secondo me, i cittadini di Bolzano perché gli hanno candidato la Boschi, l'hanno messa lì, secondo me non la conoscono. Dice che imparerà il tedesco, vabbè. Ma comunque bisogna salvare la vita dal punto di vista politico dei cittadini di Bolzano, soprattutto i risparmi. Quindi racconteremo a Bolzano proprio chi è Maria Elena Boschi in Etruria, bisogna raccontarlo per bene tutto quello che ha fatto. Poi dopo Friuli Venezia Giulia, Tolmezzo, poi scendiamo in Veneto, Lendinara, Venezia. Io non ho mai fatto un comizio in Venezia città, sarò alle 20 in Campo Santa Margherita, Venezia proprio, beh, non te ve lo dico, non vedo l'ora. Poi Emilia Romagna, Forlì. Poi scendiamo nelle Marche, Urbino, la città di Raffaello, Recanati, la città di Leopardi, perché poi non è vero che siamo dei folchi ignoranti. E poi in Abruzzo, Teramo sul Mona, Molise a Larino, poi tantissimi comizi in Puglia, praticamente ovunque, ne facciamo 4 in Puglia, e poi Lauria, in provincia di Potenza, quindi parliamo della Basilicata, che è la città che ha dato i natali alla stirpe dei Pittella. Cioè, queste elezioni politiche non sono soltanto elezioni per eleggere i parlamentari della Repubblica, ma pure una sorta quasi di referendum sui Pittella. Cioè, i Pittella vanno proprio estromessi con un voto dalla politica italiana, questa stirpe di politicanti. Ecco, andiamo a fare un comizio proprio a casa dei Pittellas, dopo Locri, Corleone, Casal di Principe, che sono città belle, dove ci stanno belle persone, magari salita la cronaca per vicende legate al malaffare, ma ci stanno tantissime belle persone in queste città. Poi Scafati, in provincia di Salerno, la terra dei De Luca, dico dei De Luca, pure questa è una stirpe, perché il Partito Democratico, pensate alla meritocrazia, ha candidato il figlio di De Luca. Anche ha candidato l'esperto in fritture di pesce, quello che voleva trasformare la Repubblica Italiana in una frittura di pescecrazia, praticamente premiato perché uno è esperto in voti clientelari. Parole di De Luca.
Poi ci imbarchiamo e andiamo in Sardegna, Iglesia, Soliena, in provincia di Nuoro, altro territorio bellissimo. Infatti io vi ringrazio perché io sto unendo due passioni enormi, quella della mia attività politica, e ripeto, anche se sono non candidato non me ne frega niente, perché credo nel movimento, credo nella partecipazione, cioè credo proprio che è dovere nostro partecipare, altrimenti è finita, questo paese non lo risolleviamo, invece attraverso la partecipazione sì, e poi appunto unire il viaggio, perché ho l'opportunità di conoscere ancora meglio tutta l'Italia, l'ho già girata tutta, sapete, tutti i fine settimana, tutta, motorini, treni regionali, perché noi siamo andati sui treni dell'ascolto, sui treni regionali durante la campagna referendaria, non Renzi che guadagnava le uscite di sicurezza dalle stazioni per evitare le giuste e sacrosante contestazioni. Poi torniamo sulla penisola, domenica 25 Rieti Orte, città di Castello in Umbria, Sassuolo, tra l'altro le imprese di Sassuolo vivono un sacco di problemi, e poi gli ultimi due comizi prima della chiusura a Roma saranno in altri due luoghi che forse conoscerete, Rignano sull'Arno e Laterina, quindi Rignano sull'Arno, la città dove è nato Renzi, e poi Laterina, la città della Boschi, la Boschi non ci sarà, l'hanno candidata a Bolzano, ma, o forse la troveremo alle Cayman, questo non lo so, però andrò anche in questi luoghi dove conoscono molto bene sia Renzi che la Boschi, e inviterò tutti i risparmiatori a Laterina truffati dal decreto salva banche, tutti li inviterò in piazza, soprattutto per presentare il programma tutela del risparmio che ha il Movimento 5 Stelle. Due o tre idee si possono mettere in pratica appunto per salvare i risparmi dei cittadini italiani e creare trasparenza finalmente nel settore delle banche, e poi appunto la chiusura venerdì 2 marzo a due giorni dal voto a Roma. Io ce la metterò tutta, non vedo l'ora, però sostenetemi perché mi piacerebbe proprio che fosse un tour pieno pieno di energia, un tour rock direi, e è possibile. Possiamo essere in migliaia, con la rete possiamo raggiungere centinaia di migliaia di persone. Io non vedo l'ora, mi impegnerò tanto come mi sono sempre impegnato. Buon tour a tutti e venite con me.